E ora sentiamo, per finire la settima puntata dell'Electric Motor News, la parola dei protagonisti di questa quinta gara di Formula E. Nico Prost, doveva essere la prima gara la vinta a Pechino, hai dovuto aspettare un po' di mesi, ma finalmente la vittoria è arrivata. Sì, Pechino per sicuro era una molto difficile per me, ma poi io ho fatto delle buone performance e penso che a Putrajaya avevo un buon passo, ho fatto la pole, poi sono stato penalizzato a Putrajaya, ma c'era un problema, era la FIA che aveva fatto un problema, e poi secondo a Buenos Aires, qua primo, molto contento e spero che posso continuare così. Ho visto nella TV di servizio che nell'ultimo giro avevi l'1% di energia nella tua macchina, è possibile? È un dato veritiero? No, penso che c'era un problema perché io tenevo tanta energia e potevo ancora fare un giro, allora no, non penso che era giusto. Sei primo nel campionato, pensi al campionato? In conferenza stampa hai detto che vai giorno per giorno, gara per gara. Sì, perché io cerco di prendere punti ad ogni gara, io mi concentro sul mio lavoro e poi vediamo quello che succede, è ancora troppo presto per pensare al campionato. A livello di battuta è stato detto anche in conferenza stampa che tutti questi ritardi, il problema di non poter fare lo shakedown ieri ha complicato la vita a tutti naturalmente. A te, nel tuo caso personale, come te l'ha complicata? Ma è lo stesso per tutti, non puoi fare tutti i compiti che vuoi fare, ma alla fine non è lo stesso per tutti. Allora io mi sono adattato abbastanza velocemente, mi sono sentito abbastanza bene con la macchina subito, allora per me non è cambiato tanto. Come dico, in ogni caso se vedi GP2 anche loro hanno solo 30 minuti di libere, non ci sono stati bandiere rosse, allora non è troppo male. La pista è molto saltellante, ho visto che saltellavano molto le macchine, non si sono presentati nessun tipo di problema con le sospensioni visto quello che era successo a Buenos Aires? Sì, ma penso che a Buenos Aires c'era ancora anche delle persone che avevano toccato il muro, ma sì, per sicuro non ti fa piacere quando senti la macchina che si muove così e che salta così, ma la mia è tenuta fino alla fine, allora sono contento. E sei contento anche, hai detto, di vincere negli Stati Uniti, tu hai vissuto per un po' di tempo qua quando correvi in Endurance. Sì, non, no, io sono vissuto qua quando ero a scuola, quando facevo l'università e poi sì, sono venuto molto spesso qua per l'Endurance, ma quando ho vissuto qua era un po' di tempo fa, quasi 15 anni fa, quando facevo l'università. Ciao Nico, grazie. Grazie mille.